Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca perché la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara ha denunciato sei persone tra Pescara e Popoli che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un anno e mezzo. In totale la somma elargita ammonterebbe a quasi 50.000 euro. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Sei ulteriori persone denunciate, tra Pescara e Popoli, per aver ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Non si ferma la battaglia della Guardia di Finanza del Comando Provinciale contro chi percepisce indebitamente il sussidio. Tramite l'analisi di intelligence, incrociando i dati dell'INPS, i militari hanno individuato chi, all'atto della domanda per il reddito, non aveva le carte in regola per la residenza, chi si è macchiato di alcuni precedenti penali e chi non ha certificato che uno dei familiari dello stesso nucleo è sottoposto a misure cautelari. Sono molti infatti i cavilli per far saltare o ridurre il reddito di cittadinanza, la misura di welfare introdotta dai 5 Stelle per contrastare la povertà. Mediamente, coloro giudicati idonei percepiscono meno di 600 euro al mese. Di assegno mensile in assegno mensile, la somma indebitamente elargita ammonterebbe a quasi 50.000 euro. I sei scoperti dalla Guardia di Finanza sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per aver dichiarato il falso o per aver omesso alcune informazioni, così da ricevere il sussidio per un anno e mezzo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Fino ad oggi, quando è stato richiesto il sequestro preventivo e l'immediata revoca del beneficio. Le indagini contro chi non ha tutti i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza rientrano nell'operazione della Guardia di Finanza denominata, senza mezzi termini, parassita. La mega indagine, già avviata da mesi, ha dichiarato il comandante Antonio Caputo, proseguirà senza sosta su tutto il territorio della provincia di Pescara, senza nessuna zona d'ombra. E andiamo proprio a Pescara, bando alle polemiche e avanti per il progetto di abbattimento e ricostruzione del ferro di cavallo. Lo ribadisce il primo cittadino Carlo Masci che spiega come nell'area attuale del quartiere Rancitelli sorgeranno nuovi appartamenti e spazi verdi. Il servizio è di Paolo Renzetti. Ma intanto io penso che la città ancora non ci creda a una cosa del genere, perché sembra una cosa impossibile riuscire ad abbattere il ferro di cavallo che da sempre è un grumo mefitico in questa città, considerata la cosa più negativa anche a livello nazionale. Noi come le formichine siamo andati avanti, mentre gli altri facevano i tour televisivi dicendo che tutto andava male, abbiamo liberato gli appartamenti e oramai sono quasi tutti vuoti perché abbiamo risistemato in altri alloggi coloro che avevano titolo per avere l'alloggio, abbiamo messo fuori gli abusivi, quindi entro fine maggio tutto quel palazzo sarà completamente svuotato. Poi l'ATER potrà provvedere alle operazioni dell'abbattimento. Adesso come fanno quelli del no ad ogni costo a continuare a dire che questa è un'operazione sbagliata? Ovviamente sanno che non è sbagliata, sanno che l'operazione è un'operazione troppo importante e troppo grossa, però lo devono dire perché sono i fautori del no. Adesso che cosa dicono? Ma l'intervento che si farà successivamente non è un intervento di vera riqualificazione, invece è un intervento di grandissima riqualificazione. Dove abbatteremo, e non abbatteremo solo il ferro di cavallo, ma abbatteremo anche altri tre fabbricati che sono pericolanti da 12 anni, a Via Lago di Borgiano, a Via Lago di Borgiano. Dove abbatteremo? Da una parte realizzeremo una piazza e al ferro di cavallo realizzeremo, al posto di 110 appartamenti, 53 appartamenti, ma come li realizzeremo? Appartamenti di qualità, perché non sta scritto da nessuna parte che le case di edilizia residenziale pubblica debbano avere per esempio i balconi di 1,20 m e non possano averli di 2,50 m come invece noi li realizzeremo, perché dopo il Covid il paradigma delle case è cambiato totalmente. Oggi occorrono spazi privati ampi anche all'esterno per poter vivere all'esterno, occorrono spazi pubblici ampi per chi vuole vivere invece in mezzo alle persone, occorrono case che abbiano
una efficienza energetica massima, occorrono case che abbiano verde, questo noi realizzeremo, realizzeremo piazze, realizzeremo case con balconi ampi, con piante, con verde, efficienti dal punto di vista energetico e autonome dal punto di vista digitale, quindi case che potrebbero stare a Piazza Salotto. Andiamo a Chieti adesso, liberato Aceto, chirurgo ed ex assessore al comune, da ieri il primario dell'unità di chirurgia oncologica della Santissima Annunziata proprio di Chieti. Tra i primi obiettivi far ripartire la chirurgia con le nuove tecniche all'avanguardia grazie a sofisticati robot. Il servizio di Selenia Secondi. L'ospedale di Chieti è pronto a ripartire grazie alle tecnologie robotiche. Commenta così la sua nomina liberato Aceto, da ieri direttore dell'unità complessa di chirurgia generale oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sulle prospettive del nosocomio teatino Aceto non ha dubbi. Chieti, l'ospedale di Chieti in particolare, ha grandi professionalità in tutti i settori e ha anche dotazioni e risorse importanti. Faccio l'esempio, il robot Da Vinci, che è un sistema che consente di operare con estrema precisione in tutti i settori, non solo della chirurgia generale, e che consente anche di fare interventi spingendosi oltre certi limiti, perché si arriva in regioni molto piccole, più difficili da curare e da trattare solo con la chirurgia. Poi c'è anche la laparoscopia e anche altre tecniche che consentono di offrire una risposta in tutti i campi, ma soprattutto di dare chance e possibilità che molti pazienti nel passato hanno cercato altrove. Io mi auguro che questo si possa verificare e che ciò sia per i cittadini di Chieti e in particolare anche della regione Abruzzo una ottima possibilità per curarsi e per evitare di iniziare i famosi viaggi della speranza. Specializzato in chirurgia generale e vascolare, Aceto ha alle spalle più di 30 anni di attività, nel corso dei quali si è perfezionato in flebologia, laparoscopia, chirurgia pancreatica e bariatrica. Formazione continua e dedizione al proprio lavoro gli sono valse da sempre la riconoscenza dei pazienti che ancora oggi lo ringraziano. È una nomina che mi riempie di orgoglio in quanto io sono un figlio di questa terra, di questa città, sono nato a Chieti, qui a Chieti mi sono formato professionalmente, sono nato appunto nell'ospedale di Chieti, ho studiato qui, ho fatto due specializzazioni, ho fatto vari corsi in giro per il paese, per l'Italia, anche per l'Europa e finalmente oggi con questa nomina che mi inorgoglisce, mi rende ancora di più teatino, uomo di questa città, posso dare un contributo a un bisogno fondamentale del cittadino, che è quello di essere curato. Spero di dare tante aspettative, tante possibilità a tanti cittadini di Chieti e anche fuori da Chieti e da questa regione. Parliamo di superbonus adesso, perché in una lettera aperta al Premier Mario Draghi, ANCE Abruzzo fa sapere lo sgomento e la preoccupazione circa le dichiarazioni che lo stesso Draghi ha rilasciato nell'intervento a Strasburgo proprio sul tema superbonus. Lei, si legge nella lettera, ha manifestato una contrarietà di carattere generale rispetto ad un provvedimento che, seppur ottimizzabile, ha dato già ampia prova di essere volano per la ripresa del settore delle costruzioni, per l'indotto e soprattutto per stimolare velocemente la crescita del paese in una fase in cui purtroppo il comparto delle opere pubbliche sconta ancora ritardi gravosissimi di diverso livello che non consentono la trasformazione delle risorse in cantieri in tempo utile, mettendo a rischio tra l'altro la partenza stessa del PNRR. L'Associazione dei Costruttori rimarca come i dati sull'utilizzo delle misure fiscali per le ristrutturazioni, dopo poco più di un anno dall'introduzione, con successive messe a punto delle procedure, hanno mostrato una valenza straordinaria. Il monitoraggio a cura di Enea e del Ministero della Transizione Ecologica al 31 marzo 2022 certifica un boom di oltre 139.000 cantieri per 24 miliardi di euro di investimenti
ammessi a detrazione. Il dato straordinario dei lavori conclusi riporta un valore di oltre 16 miliardi. Stiamo parlando di oltre l'1% del PIL e il 4% con i settori collegati. Per questo il presidente dell'associazione Antonio Dintino conclude rinnovando l'appello a voler dedicare la massima attenzione al miglioramento del superbonus, allontanando ogni tentazione di abbandonare un provvedimento ormai maturo per la messa a punto, anche nel rispetto di notevole investimento di energie da parte dei soggetti pubblici e privati che hanno faticosamente lavorato sul tema a vario titolo e programmato il futuro, affidandosi ad un progetto strategico non solo per la messa in sicurezza sismica e per l'efficientamento energetico del nostro antico patrimonio edilizio, ma soprattutto come leva per la ripresa economica e sociale. E dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio della Ruzzoreti, con 21 sindaci su 36, si allarga il fronte dei contrari all'attuale governance dell'azienda acquedottistica teramana. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto parla di una gestione scriteriata dell'ente con debiti in aumento, nuove assunzioni di personale e contemporaneamente esternalizzazione dei servizi. A risentirne i cittadini che pagano una tariffa più alta di quella fissata dal piano d'ambito. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Toni trionfalistici dalla governance della Ruzzoreti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e per i numeri positivi contenuti nel documento che indicano un utile per l'azienda di 1.600.000 euro. Il bilancio è stato sì approvato, ma con una maggioranza piuttosto risicata, 21 sindaci su 36, esattamente il 57% contro il 43% di contrari. Dunque non è più solo il comune di Teramo a criticare la gestione della Ruzzoreti, ma un ampio fronte di primi cittadini teramani che i numeri del bilancio li legge diversamente. Uno tra tutti, la spesa del personale che tra assunzioni, premi e promozioni fa aumentare i costi di 4 milioni di euro e senza andare troppo indietro nel tempo si nota come i debiti complessivi dell'azienda acquedottistica aumentino da 94 milioni di euro del 2018 a 112 milioni di euro nel 2021. Preoccupato e fortemente critico contro questa gestione che definisce scriteriata il sindaco Gianguido D'Alberto. Cosa vi augurate? Ma un cambio di passo, un risanamento vero e una riduzione dei costi di gestione che continuano a crescere. Noi abbiamo 4 milioni in più di spesa del personale rispetto a quello che prevede il piano d'ambito. Nel corso del 2021 sono andate avanti le esternalizzazioni, 1 milione di euro in più di esternalizzazioni che continuano a gravare sui cittadini e sulle tariffe. Il personale delle esternalizzazioni, l'ho chiesto, è stato spostato dal costo del personale verso gli interinali, sarebbe molto strano. È tutto a carico dei cittadini che pagano tariffe enormi, quindi i cittadini stanno pagando la gestione di questa società. È ora che si cambi registro, ecco perché sentiremo i sindacati, coinvolgeremo i cittadini, tutte le associazioni di categoria, perché questa gestione deve assolutamente cambiare in modo radicale e anche la storiella dei debiti deve finire. Dal 2018 ad oggi i debiti sono cresciuti di circa 20 milioni di euro, quindi evidentemente non è più questa la scusa di guardare al passato. Nessuno nasconde che nel passato sono stati commessi gravi errori, io in primis, ma questa diventa una scusa per una gestione politica che i cittadini stanno pagando. Attualmente i cittadini teramani pagano 50 centesimi in più a metro cubo rispetto alla tariffa imposta dal piano d'ambito. L'ESSI proprio recentemente aveva avvisato la Ruzzoreti di ridurre le spese di gestione che gravano sui contribuenti, un deficit che mette a rischio il futuro affidamento in house, come spiega Giancarlo Di Lucanardo del comune di Cortino. Io ho notato un notevole differenza tra i costi operativi indicati nel piano d'ambito e i costi effettuati effettivamente dal Ruzzo. Cioè il Ruzzo c'è un aumento rispetto ai costi indicati in tariffa sul costo del personale e sui costi operativi poi complessivamente. Questo perché io ho fatto prima l'esempio, non si può aumentare il personale e nello stesso tempo esternalizzare i servizi. Cioè se si assume personale i servizi dobbiamo cercare di farli internamente. Tanti i finanziamenti, soprattutto europei, che sempre più spesso non riusciamo ad intercettare. Per questo l'assessorato al sociale del comune di Silvia ha organizzato un convegno a tema per aiutare l'imprenditoria femminile. Stefano Recanati.
Mettersi in proprio è il titolo del convegno dedicato all'imprenditoria femminile che si è svolto a Silvi. Occasione questa di approfondimento per i professionisti operanti nel settore giuridico-economico e di informazione e formazione sulle donne che intendono usufruire delle opportunità offerte dai bandi finanziari dal PNRR a fondo perduto e agevolato che partirà nei prossimi giorni. L'evento è stato patrocinato dall'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, con lo scopo di assistere e seguire passo dopo passo la clientela. Principalmente si è parlato di come funziona il fondo che è stato istituito dal MISE per l'imprenditoria femminile. Si tratta di tanti milioni di euro e verranno a pioggia anche dopo. Presenti Fiammetta Ricci, delegata alle pari opportunità dell'Università di Teramo, Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento di Presidenza della Regione Abruzzo, Filippo Lucci e Alessandro Perfetti, esperti in progettazione europea, e la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone. Sono soggetti fondamentali per quanto riguarda l'attuazione di questi fondi, sono i soggetti che dovrebbero appunto insieme sviluppare quell'intervento previsto appunto dal Fondo per l'imprenditoria femminile che riguarda l'attività di formazione, di informazione e di diffusione della cultura imprenditoriale femminile. Ma ci sono anche tante imprenditrici che non riescono proprio ad avere il gancio per cercare anche di compilare un semplice modulo. Esatto, hai fatto una bella domanda perché proprio la location del convegno è stata individuata in quanto parlando con la proprietaria mi diceva che aveva difficoltà nell'accesso delle informazioni. Molto spesso, anche se si ha un commercialista, un consulente del lavoro, molto spesso non sanno dare almeno immediatamente le risposte, e proprio invitare Invitalia in questo evento è stato essenziale perché seguiranno proprio loro passo dopo passo il processo di richiesta dei finanziamenti. L'evento promosso dalla consigliera Beta Costantini è stato realizzato con il contributo ed il patrocinio dell'assessorato al sociale del comune di Silvi. Abbiamo ritenuto insieme ovviamente al comune, ma in principal modo all'assessore sociale Fabrizio Valloscura, a quale aveva il mio più sentito ringraziamento, sempre attento alle tematiche sociali. Abbiamo appunto deciso appunto di fare questo convegno per informare e formare il territorio. Confrontarsi, orientarsi e scegliere il proprio percorso formativo sono gli obiettivi degli studenti che visitano il Salone dello Studente, che oggi e domani a Chieti avrà anche accesso gratuito. Un'opportunità per migliaia di studenti abruzzesi che vogliono approcciare le università e le realtà formative del territorio, ma anche quelle nazionali. Oggi e domani fa tappa a Chieti, nella sede della Camera di Commercio, il Salone dello Studente. Un'occasione importante questa, che in qualche maniera può guidare gli studenti delle scuole superiori all'orientamento a che cosa fare dopo la scuola superiore. C'è stato il coinvolgimento delle università abruzzesi, c'è stato il coinvolgimento del sistema degli ITS abruzzesi, perché noi abbiamo un grande problema, quello di accompagnare gli studenti ad una formazione che sia intanto utile a se stessi e poi utile al sistema economico e produttivo della nostra Italia. Un format itinerante ideato da Classe Editori per chi si trova a dover scegliere il proprio percorso post universitario. Chiaramente tutta l'offerta formativa del territorio, dalle università, tutto il sistema ETS, le scuole professionalizzanti, ma non soltanto il territorio, parliamo di un territorio nazionale, quindi tante le università e le offerte formative da tutta Italia. E tra le proposte universitarie c'è anche una start-up unica nel suo genere. Dispenso è la start-up innovativa che nasce per stare accanto agli studenti nel loro passaggio dalla scuola superiore all'università. Lo facciamo attraverso corsi di orientamento pratici che fanno toccare con mano agli studenti quello che si fa effettivamente in determinata facoltà e li aiutiamo poi nel loro sogno, cioè quello di entrare nell'università, e lo facciamo con corsi di preparazione, test ingresso mirati sulla pratica e incentrati sull'allenamento. Chi vuole servizi di voi, come vi trova? Ci può trovare sul sito www.dispensaacademy.it. L'assessorato alla mobilità del Comune di Pescara ha presentato il primo progetto di educazione stradale allo scopo di avvicinare alle regole del codice della strada i ragazzi delle ultime classi delle scuole secondarie inferiori, quelli che si preparano al primo approccio con la micromobilità, con monopattini e con i motoveicoli.
Un progetto di educazione alla sicurezza stradale per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, alla luce dei frequenti incidenti sulle strade delle città sia italiane che europee, nonché di Pescara, l'assessore alla mobilità Luigi Alboremascia ha ritenuto così di organizzare una serie di incontri nelle scuole della città, allo scopo di divulgare una più attenta e idonea cultura della sicurezza in ambiente stradale, in particolare tra i giovani in età scolare e in procinto di diventare i fruitori della strada di domani. Oggi con l'offerta che il Comune di Pescara dà a tutta la città per quanto riguarda la mobilità sostenibile, ma anche per quello che riguarda poi la compatibilità tra mobilità sostenibile e flusso veicolare normale, è necessario intervenire. Dove bisogna intervenire? Bisogna intervenire sui giovani, bisogna intervenire sui giovanissimi. Occorre dare loro delle indicazioni, avvicinarli alle regole della strada, del codice della strada, e bisogna farlo rivolgendosi a già le scuole medie. Noi con questo corso di educazione stradale, che per la prima volta si tiene a Pescara in collaborazione non soltanto con la nostra ottima Polizia Municipale, ma anche con istituzioni come l'Automobile Club d'Italia, come la Motorizzazione Civile, vogliamo entrare nelle scuole e riusciamo ad entrare nelle scuole con la collaborazione dei docenti, dei dirigenti, dei mobility manager, e quindi sensibilizziamo i ragazzi. Un'operazione che coinvolge 1000 studenti nella nostra città, 8 plessi scolastici, 6 istituti comprensivi, e insomma è un tour de force nel mese di maggio che però produrrà secondo noi ottimi effetti. Importante in questo progetto anche il ruolo dell'Automobile Club di Pescara, come spiega ai nostri microfoni il presidente Giampiero Sartorelli. Un'iniziativa sicuramente molto bella a cui abbiamo aderito con tanta passione, come sempre facciamo in questi casi. Quando si parla di sicurezza stradale, l'Automobile Club Pescara c'è sempre, come c'è sempre l'Automobile Club d'Italia. Questa è un'iniziativa rivolta a dei ragazzi che forse fra un po' cominceranno ad utilizzare i mezzi di trasporto privati, diciamo, quindi avranno un po' la possibilità di utilizzare il monopattino, poi andranno in bicicletta e poi cominceranno con la patente, la moto. E quindi dare queste indicazioni già da quest'età secondo noi è fondamentale per creare una vera cultura della mobilità, perché poi il problema è sempre quello: si pensa che con una contravvenzione, con una multa si risolve il problema si risolve se si ha una cultura di quello che si sta facendo, se si ha rispetto per il prossimo quando si è alla guida di un mezzo, ma anche quando si è pedoni. Il maestro Paolo Cavallone ha ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte della regione in qualità di ambasciatore d'Abruzzo, grazie alla sua musica. Consigliere Testa, oggi avete premiato qui in regione un'altra eccellenza dell'Abruzzo, il maestro Cavallone. Chi porta il nome dell'Abruzzo in giro per il mondo giustamente deve essere anche ricordato, come in questi casi accade per il maestro. Esattamente, la forza e la grandezza di un Abruzzo, di una regione, in questo caso dell'Abruzzo, passa anche tramite le proprie eccellenze, che possono essere derivanti dall'arte, la professionalità, la cultura. E Paolo Cavallone è un musicista, un poeta famoso in tutto il mondo, è uno dei grandi ambasciatori che l'Abruzzo ha nel mondo, è un grandissimo talento, e quindi la politica, oltre a interessarsi della quotidianità, deve sempre fare in modo che le proprie eccellenze vengano messe in risalto, perché la storia, la cultura sono parte integrante del nostro Abruzzo. È una grande emozione perché, appunto, essendo abruzzese, ricevere un riconoscimento dalla mia regione è un onore particolare, perché essendo un musicista che viaggia molto e fa del viaggio una peculiarità importante della propria estetica, perché penso che la contemporaneità necessita di essere inquadrata da diverse prospettive. Essere abruzzese, essere legato alle proprie radici, diventa un elemento importantissimo, perché permette non solo di attraversare i colori della nostra società, ma di penetrarli verticalmente, andare in profondità, e allora che riescono dal cuore le montagne abruzzesi, i paesaggi nostri forti, i ruderi medievali delle nostre montagne, il mare dell'Abruzzo. Apriamo la pagina dello sport. Calcio di Serie C alle 20:30, secondo turno playoff per il Pescara, che all'Adriatico Cornacchia ospita il Gubbio.
ancora con 2 risultati su 3 a disposizione. Zauri dovrebbe avere in difesa Mirko Drudi, mentre Clemenza è acciaccato, ma dovrebbe farcela. 2 dubbi per Torrente, come detto, fischio d'inizio alle ore 20:30. Altra gara senza appello e altra gara con 2 risultati su 3 a disposizione per il Pescara. Questa sera alle 20:30 c'è il Gubbio, secondo turno playoff e ultimo match secco che si risolverà entro i 90 minuti. Il Delfino, passando anche stasera, accederebbe alla fase nazionale che parte già domenica, quando cominceranno le partite con andata e ritorno e nella quale gli accoppiamenti iniziali saranno dettati dal sorteggio. Biancazzurri che, con la qualificazione di Avellino e Virtus Entella, che affronteranno rispettivamente Foggia e Olbia, non sarebbe testa di serie e avrebbe, nella fase nazionale, la gara di andata tra le mura amiche con ritorno in trasferta. Ma questi sono discorsi che ora è prematuro fare. Zauri recupera Drudi al 100% in coppia con Ingrosso in difesa, con Zappella e Veroli sugli esterni, in una formazione di partenza che ricalcherà quasi nella totalità quella di domenica contro la Carrarese. Davanti stringerà i denti Clemenza, non al meglio, con Dursi e Cernigoi, autore della doppietta decisiva 3 giorni fa. In mezzo al campo, Derisio, Pompetti e Pontisso sono inamovibili. A Clemenza sta facendo bene esattamente come tutti quanti gli altri, e vediamo se partirà dall'inizio o meno. Il Gubbio è una squadra molto aggressiva, che, insomma, che fa dell'aggressività, della voglia di non perdere, le sue caratteristiche. Una squadra molto tosta, molto fisica, dinamica, quindi una squadra molto tosta, così come lo sono tutte. Quindi sarà un'altra partita molto difficile per noi, ma insomma abbiamo tutto per poter passare il turno. Beh, cambiare non mi piace molto, quindi vorrei non poter cambiare molto, e adesso valuterò, avendo domani, cioè martedì, tutta la squadra a disposizione, perché oggi chiaramente non tutti sono allenati, e quindi da migliorare c'è sempre qualcosa, sicuramente un po' di compattezza per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Ma da innalzare c'è anche il livello di gioco di una squadra che anche con la Carrarese ha mostrato grandi fragilità. Zauri ne è consapevole e torna anche sulle parole del presidente Sebastiani di domenica, non proprio soddisfatto di come il Pescara abbia interpretato il primo turno. Ovviamente il presidente può dire giustamente quello che vuole, ha visto la partita e probabilmente alcune cose non gli sono piaciute, alcune cose non sono piaciute nemmeno a me, ma questo fa parte di una partita di calcio, dove spesso si vuol fare qualcosa ma l'avversario ti pone di fronte alle difficoltà e quindi bisogna farne altre. Quindi la cosa buona è che siamo riusciti comunque a pareggiarla e a passare il turno, quindi questa è una cosa fondamentale per il nostro percorso, speriamo sia lunga. Torrente, da parte sua, ha convocato 23 giocatori. Per quanto riguarda il possibile 11 di partenza degli Umbri, 2 paiono essere i ballottaggi ancora da risolvere nel 4-3 che sarà confermato anche stasera. Didotti va tra i pali, la difesa non dovrebbe subire rivoluzioni, con Formicone a destra, Bonini sull'autopposto e la cerniera centrale formata dalla coppia Signorini-Redolfi. Un dubbio nella zona mediana, perché dall'inizio partirà uno tra Malaccari e l'ex Boulevardi, con Cittadino e Di Noia a completare il reparto. Altro enigma da sciogliere prima del fischio iniziale è in attacco, perché sono certi di una maglia da titolare sia Spalluto, boa centrale, che Arena, che ha risolto il primo turno contro la Lucchese. A destra invece Torrente dovrà scegliere tra D'Amico, favorito, e Dudu Magni. Gubbio che ha una sola possibilità, ovvero quella di fare il risultato pieno con la sconfitta e con il pari. Va a casa, e in questa stagione i rossoblu, quando si sono trovati al cospetto del Pescara, hanno racimolato solo un punto nella gara di andata, perdendo 3-1 all'Adriatico Cornacchia. Ma è anche un 11 che, lontano dal Barbetti, ha vinto 8 volte nella regular season. Pescara che però parte col vantaggio dei risultati a disposizione, uno in più degli avversari. Può essere un'arma affilata, a patto però di giocare 90 minuti in meglio di quanto abbia fatto domenica pomeriggio. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento alle ore 19 con il TG6. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di giornata.